Carissimi amici, siamo a ridosso del mese di luglio, mese che la Chiesa dedica alla devozione al preziosissimo sangue di Cristo. Da diversi anni la nostra comunità, proprio in questo mese, ha inaugurato un'iniziativa di preghiera molto bella che è dedicata alla vita. Infatti si chiama Luglio per la vita. Prevede, come già molti di voi conoscono, una coroncina distribuita nei venerdì di luglio. Quest'anno abbiamo una novità, che questa coroncina è stata pubblicata dall'editrice Shalom in un libretto agile e comodo. Il libretto prevede anche altri contributi, anzi vi invitiamo a ordinarlo perché è già pubblicato. Quindi potete averlo proprio nelle proprie mani, sia tutti i testi della coroncina come altri, appunto, altri contributi sulla storia, l'iniziativa, come è nata, la figura di Madre Angela e altre cose. Ecco, come prima cosa vi invitiamo naturalmente, per chi può, a venire a partire dal 1 luglio, che è il 1 luglio, proprio venerdì, che non sarà dedicato alla coroncina ma alla messa, una messa votiva del preziosissimo sangue di Cristo, per proseguire poi dall'8 e i seguenti venerdì con la coroncina per la vita, alle 18:15 nella nostra chiesa. Il primo venerdì, come dicevo, ci sarà la Santa Messa, nei seguenti venerdì ci sarà alla stessa ora l'adorazione eucaristica e la recita della coroncina. Ecco, vi invitiamo appunto, per chi può, a venire, per chi non può, a seguirci sul canale YouTube della Diocesi, perché saremo in diretta, e anche vi invitiamo ad essere promotrici e promotori presso i vostri gruppi, i vostri amici, le vostre parrocchie di questa bella iniziativa, perché noi crediamo fortemente alla grande causa della vita, come la chiamava Giovanni Paolo II nella sua enciclica Evangelium Vitae. L'iniziativa è sempre sotto la protezione di Maria, madre di ogni sì alla vita. Ecco, quindi ci mettiamo tutti sotto la sua protezione e insieme a lei preghiamo il Padre che aiuti tutti a capire, ad accogliere, a promuovere la vita in ogni sua forma, dal concepimento fino alla morte naturale. Noi crediamo questo e per questo preghiamo e lottiamo. Grazie a tutti.